Inizia il 2019 anche per l'Arezzo Calcio Femminile, che cerca di dar seguito alla bella vittoria in casa del Genoa per 2-1, vittoria con cui si era chiuso il 2018, e lo fa contro il Cesena allo Stadio Comunale Città di Arezzo. Cesena che in classifica ha 8 punti, l'Arezzo ne ha 4, con la carica iniziale con l'allenatore Bonci e tutto il gruppo delle ragazze amaranto. Arezzo in caso di vittoria potrebbe accorciare proprio nei confronti del Cesena. Un primo tempo in cui l'Arezzo parte bene, c'è subito questa discesa al 17esimo da parte di Moscia, se ne va via verso il fondo, parte il cross col destro, smanaccia il portiere del Cesena e l'Arezzo passa in vantaggio al 17esimo minuto. Il gol è di Moscia. Rivediamo questo tentativo di traversone che era diretto in mezzo, intercettato dal portiere sul primo palo, la palla in rete. 1-0 per l'Arezzo e anche il risultato con cui si chiude il primo tempo. Qui siamo nel secondo tempo, al 9° minuto, c'è questo fraseggio, la palla arriva a Pastore, gran destro e la palla si infila, è il pari del Cesena. Al 54esimo arriva l'1-1, un gran bel gol questo per il Cesena, che trova così il gol del pari. Vediamo questo gran destro dalla distanza, può solo sfiorare il portiere amaranto e c'è dunque l'1-1. Passano solo 2 minuti, c'è questa colta respinta, la palla arriva sui piedi di Gazzolini che la controlla bene, la palla rimbalza e finisce in gol. Razzolini, il bomber dell'Arezzo, trova il nuovo vantaggio 2 minuti dopo aver subito l'1-1. Razzolini che aveva segnato proprio in casa del Genoa, secondo gol consecutivo per lei. Eccolo qui, qui trova questa giocata di fino e poi la conclusione con il pallone che rimbalza dentro. E poi c'è questo gran tiro di Simeone dalla distanza che sorprende ancora il portiere del Cesena. Gran gol da parte di Simeone che trova il 3-1. Un rapido 1-2 in poco meno di 10 minuti per l'Arezzo. Qui l'abbraccio con Mister Bonci, abbiamo visto davvero c'è questa grande esultanza assolutamente legittimata per Simeone per questo grandissimo gol destro, palla che si impenna e si infila per il gol del 3-1. Ancora Arezzo che attacca, c'è un cambio da sinistra verso destra e ne approfitta Di Fiore. 4-1, l'Arezzo dilaga allo Stadio Comunale Città di Arezzo. Qui bella anche la manovra che ha portato al tiro l'11 amaranto. Questa palla che viene mancata nel cuore dell'area di rigore, non viene mancata da Di Fiore, caso terra in diagonale, e i gol per l'Arezzo sono 4. Ancora la squadra di Bonci, gran palla qui per Razzolini che se ne va. Razzolini, c'è tutta sola Moscia, avanza e a porta vuota arriva anche il gol per Moscia. Eccolo qua, Moscia, palla di nuovo in rete. Poi calcio d'angolo finale per l'Arezzo al 95esimo, Casula trova la sesta rete per l'Arezzo, sesta rete Casula, qui è arrivata di grande anticipo, di incontro, bellissima conclusione, una saetta che finisce in porta per il sesto gol dell'Arezzo. Davvero l'Arezzo riesce finalmente a ottenere questa vittoria roboante, 6-1 ai danni del Cesena. Arezzo che sale a quota 8 in classifica, prossima partita in casa della Roma 14ª, che fin qui ha collezionato 0 punti. La vittoria di oggi intanto è importantissima perché iniziamo un 2019 come avrei voluto,
Lo dico perché l'altra sera ho fatto un sogno bruttissimo e oggi pensavo di perdere 1-0. Quindi, però, ecco, vincere 6-1 allo stadio per il 2019 per me è il regalo più grande che mi potessero fare le ragazze e lo staff. Faccio i complimenti a Mr. Bonci e a tutto lo staff per il lavoro che stanno svolgendo e alle ragazze per come lo stanno portando avanti. A questa città voglio dire che noi ce la stiamo mettendo davvero tutta. Noi siamo una squadra, una società abituata comunque a soffrire, a volte abbiamo anche un po' di sfortuna. Quello che abbiamo imparato negli anni è a non mollare mai il tiro, a mantenere sempre un ambiente sereno, che noi eravamo a 0 punti e una delle prime cose che disse a Mr. Bonci: non pensare di arrivare al campo e trovare un mortorio, perché le ragazze sono vive. Infatti mi ha fatto piacere perché c'è stato subito un connubio perfetto. Io credo che ci siamo incontrati. Quando ti incontri con le persone è importante. Noi abbiamo un obiettivo: arrivare a maggio e salvare questo Arezzo. Ripeto, ce la stiamo mettendo tutta. Nel frattempo ci sono tante cose su quali stiamo lavorando, proprio per avere più tranquillità, più certezze e per dare a questa città, alle bambine soprattutto, la possibilità veramente di fare un calcio vero. Io spero che piano piano noi saremo una delle squadre più quotate in Italia. Cioè, io ho imparato nella vita ad andare avanti, semplicemente andare avanti con l'onestà, che a me piace molto. Io sono molto contenta veramente dello staff che abbiamo, perché quando c'è un problema noi lo risolviamo in 5 minuti. E questa qui è la forza che ti può dare soltanto una famiglia ben affiatata. E chiunque arriva e diventa subito così parte integrante della famiglia è un segnale importante. Comunque le ragazze oggi ci hanno fatto un bel regalo.